Onorevole Ministro, la Guardia di Finanza ha eseguito 4 arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri, sotto accusa è il sistema degli appalti della società Selex. Da quanto si è appreso dai giornali, le indagini hanno consentito di accertare che erano stati creati dei cospicui fondi neri, destinati al pagamento di tangenti, anche mediante la costituzione di società estere in paradisi fiscali. Considerato che le imprese sono state obbligate ad adempiere all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi, nonché a dotarsi di strumentazione informatica e dispositivi obsoleti, che hanno anche provocato danni sui veicoli su cui sono stati installati, e che la categoria che si è trovata in maggior disagio è stata particolarmente quella degli autotrasportatori, e considerato altresì che il Ministero è in procinto di emanare decreti di semplificazione e razionalizzazione del sistema che prevedono la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici e che appunto il Ministero stesso sta valutando le soluzioni per il rimborso alle imprese che hanno versato i contributi negli anni 2010, 11 e 12 e anche per escludere dall'iscrizione al Sistri le piccole e medie imprese fino a 10 dipendenti, come ripetutamente chiesto dalla Lega, siamo appunto a chiedere a quanto ammonterebbero le penali a carico del bilancio dello Stato in caso di recesso da parte del Ministero del rapporto contrattuale con Selex. E se queste ultime vicende degli arresti di Napoli hanno intralciato l'emanazione dei sopracitati decreti di semplificazione e razionalizzazione del Sistri, che sono tanto attesi dalle nostre imprese. Grazie. Grazie. Prego, Ministro Galletti. Grazie Presidente. In merito all'emanazione dei decreti di semplificazione e razionalizzazione del sistema Sistri, si fa presente che questo Ministero, sentite tutte le associazioni rappresentative, ha elaborato una proposta di semplificazione del sistema Sistri, ritenendo prioritario procedere secondo criteri di ragionevolezza alle specificazioni degli enti e delle imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad applicare il Sistri. Si fa presente inoltre che il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione ha proceduto ad approfondire particolari esigenze specifiche di semplificazione che riguardano la microraccolta, l'interoperabilità del Sistri con i sistemi gestionali. Lo schema di decreto predisposto dall'amministrazione ha previsto la proroga al 30/9/2014 dell'entrata in funzione di tali semplificazioni. In merito alle forme di rimborso previste per le imprese che hanno versato il contributo Sistri negli anni 10, 11 e 12, di cui all'ordine del giorno accolto come raccomandazione del Governo il 24 ottobre 2013, si ribadisce l'adozione di un piano di intervento destinato alla restituzione o compensazione dei contributi versati. Tali soluzioni potranno essere valutate e applicate nei limiti consentiti dall'autonomia negoziale in sede di modifica del contratto in attuazione della disciplina dettata a tal fine dall'articolo 11 della legge 101 del 2013. Riguardo alla possibile valutazione dell'ammontare delle penali a carico del bilancio dello Stato, in caso di recesso da parte del Ministero dell'Ambiente del contratto con la Selex, si fa presente che, ferme le disposizioni del Codice Civile in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento, il contratto prevede che in caso di recesso anticipato sia comunque dovuto alla Selex un indennizzo corrispondente al valore dell'infrastruttura effettivamente realizzata, che non risulta recuperato alla data di anticipata cessazione attraverso il corrispettivo contrattuale. L'entità dell'indennizzo deve essere notificata dalla società e verificata dal Ministero. Ove non sia accertata, sarà rimessa alla determinazione di un'apposita commissione. Da ultimo, in merito al presente ritardo dell'emanazione dei decreti di semplificazione a causa delle vicende giudiziarie, si ribadisce che il Ministero dell'Ambiente ha predisposto un primo schema di decreto semplificazioni a seguito della riunione del tavolo di monitoraggio e concertazione svoltasi il 19 febbraio 2004, in corso di perfezionamento, 2014, scusate, in corso di perfezionamento, avendo acquisito un primo parere in merito da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, che ha formulato osservazioni sulla necessità di ricomprendere le attività industriali nella previsione normativa di semplificazione in fase di predisposizione. Rispetto alle recenti vicende giudiziarie che stanno riguardando la correttezza delle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione del Sistri, tema già trattato in risposta all'interpellanza urgente dell'onorevole Terzoni, in base alle conclusioni definitive accertate nelle sedi giudiziarie penali, il Ministero dell'Ambiente valuterà in modo rigoroso le conseguenti iniziative da assumere, ivi con...
inclusa la costituzione di parte civile nel processo. Ministro, non siamo soddisfatti della risposta che ci è stata data, in quanto noi ci troviamo di fronte comunque ad oggi ad una situazione, oserei dire, paradossale. Abbiamo un sistema composto da tecnologie ormai obsolete, abbiamo degli oneri che sono appunto costati alle nostre imprese in questo momento, in questi anni di estrema crisi economica. Vediamo che anche dalla sua risposta sono previste delle compensazioni che non sono ancora definite del tutto. Abbiamo visto che ci sono solo degli schemi ipotetici di decreti di semplificazione e di razionalizzazione che sono in corso di perfezionamento. Quindi non possiamo che continuare a sollecitare con estrema forza questi schemi di semplificazione, perché le nostre imprese ne hanno effettivamente bisogno. Questo è un sistema che ormai, come dicevo, è un sistema che è costato troppo alle nostre aziende, è un sistema che non funziona. Quindi serve che il governo prenda coscienza di questo, serve che lo faccia in tempi rapidissimi, serve che lo faccia subito, e quindi siamo qui ulteriormente per sollecitare lei e il governo tutto affinché questi decreti vengano emanati il prima possibile e affinché vengano emanate il prima possibile le normative relative alla compensazione di chi già ha versato i contributi per gli anni del 2010, 2011 e 2012. Grazie.